Amici followers, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Prima di partire con la notizia in questione relativa a Final Fantasy VII, permettetemi di estendere un doveroso ringraziamento a tutti coloro che mi stanno seguendo. È da molto tempo a questa parte che non sto ovviamente più portando Baldur's Gate 3, semplicemente perché mi sono un po' distaccato dal main core che è stato quel titolo appunto per tanto tempo. Mi sto avventurando per nuovi lidi, sto cercando di scoprire nuovi titoli che potrebbero avvincermi così come ha fatto Baldur's Gate 6-7 mesi fa. Quindi ragazzi, ancora un grazie perché stiamo crescendo, un po' alla volta, ma stiamo crescendo e adesso andiamo al video. Eccoci dunque in questa videoanalisi dove prendo in considerazione una problematica che è stata sollevata dalla stessa community, ovvero la qualità grafica, un chiodo fisso. Come potete notare, l'immagine a sinistra rappresenta la modalità grafica, mentre quella a destra illustra la modalità prestazioni. La sfocatura riscontrata è un elemento che ha suscitato qualche delusione, specialmente considerando tutti coloro che hanno giocato la demo con un monitor in 4K. Per chiarire ulteriormente la questione, mostrerò una clip per mostrare la differenza tra la modalità grafica e quella prestazionale. Si nota, chiaramente una significativa differenza. La clip che state vedendo proviene dal canale YouTube di Open Surprise e ritengo che renda molto bene l'idea della situazione. Analogamente, Digital Foundry, noto per le sue approfondite analisi dei giochi, ha recentemente condiviso alcune informazioni sulla demo di Final Fantasy VII Rebirth. Un utente lamentava la bassa qualità delle texture, il frequente popping e dettagli fini poco definiti. La risposta di John, che ricordiamo essere il relatore di Digital Foundry, ha sottolineato la presenza di sorprendenti e gravi problematiche, oltre a scelte di design discutibili. La qualità dell'immagine in modalità prestazioni è stata criticata, ma si è notato che funziona comunque in modo efficiente. Una precisazione importante è che la risoluzione in modalità prestazioni è di 1440p, quindi la sfocatura non è causata dalla risoluzione stessa, come erroneamente ipotizzavano molti, bensì si è scoperto che il problema risiede nel post-processing, causando gli inconvenienti riscontrati. Il 9 febbraio sono stati forniti questi dettagli e oggi, dopo circa 6 giorni, se non sbaglio, è stato annunciato un aggiornamento ufficiale. Quindi, un doveroso grazie a Square, ma in particolare a Hamaguchi, per la condivisione di questa informazione, anche se la pagina ufficiale aveva già comunicato la notizia in precedenza. L'aggiornamento per la demo di Final Fantasy VII Rebirth è previsto quindi per il 21 febbraio, come avevo già detto nel precedente video, oltre all'aggiunta di Junon e di segmenti open world. Si prevede un miglioramento della qualità visiva nella modalità prestazioni con lo stesso aggiornamento esteso al gioco completo. Questo significa che avremo l'opportunità di esplorare Junon e giocare con i nostri beneamati personaggi, con la speranza di personalizzare i loro equipaggiamenti. La demo completa sarà aggiornata, quindi, offrendo la possibilità di tornare a Nibelheim senza affrontare il problema della sfocatura. In fin dei conti è una notizia che dimostra la prontezza di Square Enix nel rispondere ai feedback degli utenti. Hamaguchi ha anche ringraziato la community per i feedback sulla demo, assicurando che stanno lavorando a una patch per risolvere il problema sia nella versione completa che nella demo stessa. E che dire ragazzi, è un gesto apprezzabile che evidenzia l'impegno nel garantire un'esperienza di gioco ottimale. Tuttavia è importante considerare che coloro che hanno recensito, che hanno visionato la demo, che hanno già il gioco, insomma, in buona sostanza coloro che si sono occupati di questo, potrebbero aver registrato la sfocatura prima di questo aggiornamento. Quindi sarà interessante vedere come affronteranno questa situazione, ma è plausibile che molti di loro forniranno una dichiarazione per contestualizzare le loro impressioni. La qualità grafica è un aspetto cruciale e la risoluzione sfocata in modalità prestazione avrebbe potuto influenzare negativamente le recensioni. Tuttavia, con l'annuncio dell'aggiornamento è possibile che la situazione venga risolta in maniera positiva. Quindi, in buona sostanza, è un'ottima notizia e un risultato davvero notevole, incredibile. Square Enix sta dimostrando un impegno significativo nel risolvere tempestivamente il problema. La novità più grande è che non solo ci stanno offrendo un segmento open world con la nuova zona da esplorare,
ma stanno anche affrontando le problematiche riscontrate nella precedente demo, estendendo la correzione anche alla nuova zona. La promessa quindi di una solida, vabbè, speriamo, solida modalità prestazioni a 1440p con 60 fotogrammi al secondo su PS5 è allettante. Va notato che questa miglioria sarà specifica per PS5, mentre per PS5 Pro, insomma, bisognerà aspettare molto più avanti. Che dire, ragazzi, personalmente vi dico molto sinceramente, opterò per la versione PC quando verrà rilasciata, e se soprattutto verrà rilasciata entro il periodo di 3 mesi indicato alla fine di ogni trailer. Voglio ricordare che l'esclusiva su PS5 sarà solo temporanea, è questione di tempo, questione di pochi mesi. Ad ogni modo, ragazzi, per rompere l'attesa di questo secondo capitolo, credo proprio che andrò a rispolverare il remake per PC. E con questo, ragazzi, si conclude il video di oggi. Io come sempre vi ringrazio per la visione, mettete pure un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella per ricevere ulteriori informazioni, visto che sicuramente ne avremo per Final Fantasy VII nei prossimi giorni. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi!